Ho voluto innanzitutto andare a ricostruire quello che era stato il periodo della guerra, non solo appunto l'esperienza di Cefalonia e l'eccidio, ma anche un po' tutta la sua storia. Cefalonia è stata per decenni rimossa, come tantissime altre vicende della Seconda Guerra Mondiale e oserei dire anche della Prima. Spesso, come avviene, i reduci non raccontano quello che è avvenuto sul fronte. Mi piaceva andarlo a ricostruire, quindi nella fedeltà della storia, ma anche nelle sue vicende. Il pregio di questo libro è quello di aver inserito una piccola vicenda di una persona all'interno di questa grande tragedia della nostra storia nazionale. Ha voluto anche dire restituire anche un po' a tutta l'Italia una storia. Per troppo tempo si è taciuto dell'eccidio, non solo i tedeschi ma la stessa Italia. È bello in questo libro lo sforzo di mostrare la vita prima dell'8 settembre e quindi quella del soldato Bove e poi il dopo. Mi pare di contribuire con questo libro anche alla restituzione, pensando anche alle giovani generazioni.